Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di roba, ma allo stesso tempo poco. Perché? Perché abbiamo visitato Cuoripoli, abbiamo fatto un bel giro della città e abbiamo fatto l'Arena della Virtù. Abbiamo, come sempre, stracciato Berry. Ma soprattutto Waterman si è evoluto in Flozel e è diventato, vabbè, come ho detto, Flozel. Ma soprattutto Brown sarà il soprannome di Grotol, visto il sondaggio. Quindi, niente, abbiamo finito tutto. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, non mi piace, e partiamo subito. Allora, dobbiamo raggiungere Rupepoli, quindi spero di riuscire a fare tutto il percorso 209, anche se è bello lungo, raggiungere Flamminia e riuscire a fare un po' del percorso 210 e raggiungere il caffè Baiata, meglio. Oh mamma mia, non so leggere. E poi direi il 215 di lasciarlo per il prossimo episodio, perché come dire è bello lungo. Veramente bello lungo. Comunque andiamo. Più avanti c'è una torre. Ah è vero, anche la c'è una torre piena. No, c'è una torre di pietra diroccata. Cosa chissà cosa c'è. No, chissà che cos'è. Sono molto curiosa. Boh, chi lo sa. Allora, percorso 209 e prima vittima di oggi. Ah, mamma mia, quanto è potente ora. Davvero, Waterman ora è fortissimo. Tanto per pistolacqua. Però hai vigore, vero? Hai vigore. Vabbè, flagello. Wow. Allora, ricordo flagello fa più danno, meno punti vita avete. Quindi, mamma mia, la combinazione di Bonsly è veramente forte. Ok. Allora, Pichu. Acquagetto. E boom. Ora, ricordo Pichu dovrebbe evolversi, per quello che ricordo, tramite amicizia. Sì, tramite amicizia. Allora, Badiou di Raidraptor. Ora spero che Waterman abbia ridotto con la sua evoluzione tutte le cose di stato. Avvelenamento, paralisi, tutto. Spero. Allora, attacco d'ala. Vai, forza. Non... Allora, io per il momento ho guardato tutti i Pokémon avversari che abbiamo affrontato. Quelli della palestra di... ce la farò, di Evopoli. Tutti quegli affari, tutti quei Badiou e company. Per quello che ricordo non avevano veleno punto. Quanti veleno punto ho preso da inizio gioco? Cioè, praticamente tutti. Tutti. Oh, mamma. Allora, qui c'è roba. E abbiamo preso Mime Junior. Tanto per. Allora, cerchiamo seriamente di, ripeto, muoverci. Allora, Mime Junior. Intanto, psicofolletto, ok. Imita i movimenti dei nemici. Si dice che questi ultimi non riescano più a distogliere lo sguardo da lui. Ok, allora tanto volevo vedere le tue info. Vabbè,
Vabbè, barattolo di miele, questo può essere molto utile da una parte. Te? Sto facendo un allenamento speciale assieme al mio Bibarel per le super gare show. Oh? Hai partecipato a una super gara show prima di me? Voglio darti questi per congratularmi con te. Ok, vabbè. Era obbligatorio fare una super gara show, penso. Tu. Che dire, gli ami buoni sono davvero buoni. Non lo pensi anche tu? Sì. La pensiamo allo stesso modo. Allo stesso modo. Prendi questo amo buono. Grazie, meno male non c'era quella battuta. Quando trovi dell'acqua, metti alla prova la tua fortuna nella pesca. Ah, non è per caso che vuoi che ti spieghi come usare? No. Nella pesca, prima di tutto, devi far abboccare un Pokémon. E dopo... No, grazie. Allora, l'amo buono... Allora, intanto ordiniamo per categoria. L'amo buono è molto meglio dell'amo vecchio, ovviamente. Però l'amo vecchio... Ok. Dicevo, l'amo vecchio prende Pokémon ma di basso livello. L'amo buono li prende ma leggermente più alti di livello. Quindi è un po' meglio come cosa. Allora, te... Ok. Direi seriamente di muoverci perché siamo quasi a 10 minuti e quindi c'è ancora tanto da fare. Laxio. Ah, mamma mia. Allora, pistola acqua. Ok. Scintilla. Ok. Meno male non si è attivato la paralisi. Ok, giù. Ok, battuto. Allora, cerchiamo di muoverci, ripeto, dai. Te non... Il presidente ti ha ritenuto degno del Pokémon Fan Club. Sono contenta che sei diventato uno di noi. Ti meriti un regalo di benvenuto. Ok. Allora, Baccamela. Ok. Perfetto. E Baccastagna. Molto molto bene. Ovviamente spero di riuscire a fare tra questo e lo scorso... Tra questo e il prossimo episodio di cambiare i bolli. Allora, Amy e Lily. Ti pre... Allora, ti prego che quel Bonsly non abbia vigore. Voglio andare avanti veloce. Allora, pistola acqua su di te. E su quell'altro attacco d'ala. Ok. Perfetto. Direi tra un po' di usare Brown e Spark. Perfetto, buttati giù entrambi. Oh no. Perfetto. A te lasciamo stare. Allora, qua me la ricordavo troppo un oggetto, ma non la precisione X, devo dire. Allora, tu. Guarda, guarda, sono un Pokémon. Ah, mamma mia. Ecco, le poche bimbe
dovrebbero avere solo Pikachu, per quello che ricordo. E comunque Pikachu, per chi lo vuole in gruppo, dovrebbe essere nella parte in basso a Acquaripoli. Ok. Dicevo, nella parte in basso a Acquaripoli, cerco di farvela vedere più o meno. Allora, se ce la faccio. Dicevo, nella parte bassa qua, se mi ricordo. In questo punto, per quello che ricordo, ripeto. Allora, cerchiamo... mamma mia, ci sono un sacco di allenatori qua. Ah, devo fare veramente veloce. Allora. Starevia, ok. Comunque dai, con Floatzel, con Waterman meglio, sta aumentando l'amicizia, perché se esce fuori la frase, come ho detto nello scorso episodio, conto su di te o cose di animo, vuol dire che l'amicizia è elevata. Allora, non importa, perché ho Comete. E Comete non fallisce mai. Ah, che bellezza. Allora, livello 25, che non ci interessa di Kadabra, però ripresa la volevo. Ok. Perfetto, ordine cambiato e... Cioè, avete sempre gli stessi Pokémon? D'accordo. Allora, prepotenza di Spark. Ora, però, il tipo buio è a effetto normale. Perché tipo psico... però tipo folletto, vabbè. Allora, buttato giù. Ok. Cleffa. Allora, Cleffa, devo dire una cosa. L'ho incontrata tipo 3-4 volte nel... ce la farò. Nel Monte Corona, per tornare ai Evopoli. Non so quanto è raro, ma non ne ho catturato nessuno, perché ovviamente ero off camera. Ma vi dico che se è raro, ho avuto veramente tanta tanta fortuna. Allora, Badiou, non avere veleno punto. Badiou, non... non ha veleno punto, ok. Allora, Giovanna sconfitta, perfetto. Comunque sto macinando un bel po' di soldi, devo dire. Allora, questo coso non lo vedremo ora. Puoi assegnare un pulsante? Sì, grazie. Allora, qua... ok, mi ricordavo c'era qualcosa. Seriamente, wow. Allora, tu... ma quella è una statua. L'hai trovata nei grandi sotterranei? Ero proprio curioso di vederne una. Per ringraziarti voglio darti questi. Quanti bolli... cioè, vabbè. Allora, Bacca Lampon. Là sopra c'è uno strumento. Ok, allora... vediamo lì. Mi chiedo che cosa sia ci sia in cima alla torre memoria. Sarei proprio curioso di saperlo, ma ho paura di andarci. Ah, è vero. Oh, yoi. Me la sono ricordata. Spero, ti prego, che non sia così. Allora, qua. Calcio. Ok. Allora, vabbè, sì, dai. Faccio loro, arrivo a Flamminia e poi mi faccio la torre memoria. Ma spero, ti prego, che non sia come la scorsa volta. La scorsa volta intendo nel gioco per DS, ovviamente. Allora, Bidoof. Perché della torre memoria ricordo una cosa davvero brutta, ma veramente brutta.
Allora, scintilla. Ok, devo allenare, ripeto, tanto gli altri. Allora, Bidoof, Scintilla. Ok, perfetto. Hai solo Bidoof? Allora mandali di alto livello, te li butto giù come niente. Cioè, te li one shot. Allora, tanto per, voglio vedere una cosa. Devo vedere questa cosa, mi dispiace, ma cioè, quanto è veloce Brown? È più veloce di Bidoof, va bene. Ok, lasciamo stare che Bidoof non è evoluto, invece Brown è evoluto. Ma lasciamo stare. Allora, livello 27 di Waterman. Bidoof. Dai che questo è l'ultimo, vai. Rapid Artigli che non serviva. Ok. Sconfitta. Adesso devo rifare il cambio. Ok. E questo è il posto in cui riposano i Pokémon scomparsi. La torre memoria. Ok. Allora, che dire? Vado a Flamminia dopo aver battuto. Allora, all'acciaio, all'acciaio. Allora, per quello che ricordo all'acciaio, infatti, perché 70%, 70 di potenza, 90% di precisione, può ridurre la difesa. È veramente buona per Raidraptor. Però non saprei cosa togliere. Perché per il momento il suo moveset è quasi pronto. Cioè, è quasi completo proprio. Sarà bella tosta. Attacco speciale. Dovrei darla a Waterman più che altro. Però No. Per il momento non tocco nulla delle MT. Come dire. Allora, voi due. Ah, le coppiette. Allora, ok. Di base le coppiette, per quello che ricordo dei giochi, completano la squadra. In che senso? Machop, debole al tipo psico, c'è un tipo psico accanto. E viceversa nel caso. Però, come dire, Meditite, tipo lotta. Sì. Allora, attacco d'ala. E Giuno. Allora, morso. Non lo butta giù, vabbè. Palmo forza. Non. Ok. Allora, morso. Ma tanto con attacco d'ala abbiamo fatto. E tu ovviamente usi individua, d'accordo. Per farmi perdere tempo. Copia e incolla, ok. Se rifaceva individua e lo ribeccava seriamente, ciao. Comunque, ok, ha guadagnato veramente poco. La conchinella, ricordo, fa guadagnare pochissimo di vita. Allora, Eve e Team sconfitti. Comunque dicevo,
ce la farò, individua protezione, insomma, le mosse protettive, per chi non si ricorda, riduce del 50% l'utilizzo in in turni suddivisi. Cioè, ce la farò a parlare bene una volta, ce la farò. Allora, la utilizzi il primo turno, hai il 100%. La utilizzi il secondo turno, quello successivo, hai il 50% e così via. Finché non fallisci. Allora, Flamminia, qua c'è un bel po' di bacche. Baccachi, baccabana, oh, questa è buona. E baccafico, ok. Allora, direi, faccio un giro velocissimo della città. Se qualcuno ha qualcosa da donare. Ok, Pokémon cronologia. L'applicazione cronologia Pokémon mostra gli ultimi Pokémon che hai ottenuto. Wow, quanto è utile. No, in realtà è utile più che altro per il Pokédex, nel caso. Sono il padrone dell'ostello. Aiutiamo gli allenatori a prendersi cura dei loro preziosi Pokémon. Amici, più che altro. Se vuoi affidarci a qualcuno dei tuoi Pokémon, rivolgiti a mia moglie. Ah, il farming. Oh mio Dio. Io sono la padrona dell'ostello. Possiamo prenderci cura di due Pokémon per allenatore. Vuoi affidarci qualcuno? No. Oh, come vuoi. Torna a trovarci. Perfetto. Ah, ripeto, questo ostello sarà spammato se questo gioco diventerà come Spada e Scudo. Allora, ci sono questi due edifici da controllare, la Gazzetta dei Pokémon. Che era, scusa, la Gazzetta dei Pokémon? Ehi, benvenuto. Hai letto l'annuncio fuori dalla porta, vero? No. Allora, vedo che un... quello che vedo è un Pokédex. Allora conoscerai di certo il professor Rowan. È un tipo su cui si può fare affidamento. D'altra parte è un esperto in fatto di Pokémon. Portami un esemplare di Markrow. Ci serve entro oggi, altrimenti non potremo scrivere il nostro articolo. Ricordati, devi portarlo entro oggi, prima che cambi la data. Ah, ok, forse è una cosa del portaci il Pokémon e ti diamo una ricompensa. Il giornale della regione di Sinnoh è piccolo, ma ha tanti lettori, ma molti lettori. Quale giornale viene stampato proprio... No, quel giornale viene stampato proprio qui. Ok, però non ho portato Markrow perché devo aspettare che sia buio. O devo andare nei sotterranei e catturarlo. Ogni tanto si trovano delle uova all'ostello Pokémon. E nessuno sa come finiscano lì. Ce le metterà qualcuno? Serio? Si dice che nessuno abbia mai visto un Pokémon deporre un uovo. Quindi non ci sono prove che i Pokémon facciano le uova. Oh mio Dio! Allora, ok, da questa parte ricordavo che ci fosse una casa. Erano due. Mio figlio adora le rovine, che si trovano a poca distanza da qui. Oh no, vero, anche quelle. Se ti capita di catturare qualche Pokémon da quelle parti, ti dispiacerebbe mostrarglielo? Oh mio Dio, anche quello. Ho un sacco di roba da fare, allora. Perché devo andare laggiù, devo fare la torre memoria, ora devo anche tornare indietro a quella casa. Oh mamma. Allora, qui che c'è? Fin dall'antichità questa zona è stata popolata da una miriade di Pokémon. Pare che da queste parti ci fossero grandi fattorie. Ok. Che natura ha il tuo Pokémon? Sicura? Lo sapevo... No, lo sapevi che la natura di un Pokémon determina il modo in cui crescerà? No, guarda. Ok, direi che tutto il resto lo vediamo un'altra volta o forse mai. Perché, come dire, la rovina di là... ce la farò.
la rovina a destra è seriamente un casino da una parte. Allora, direi di fare la torre e poi andare avanti se c'è tempo. Allora, la torre memoria è molto particolare perché primo ci sono degli oggetti nascosti, vero? Ok, non ci sono oggetti nascosti, però dovreste notare è leggermente diverso di colore, un pochino diverso. Allora, deve esserci un oggetto, per l'amor del cielo. Nel gioco originale c'erano c'erano così tanti oggetti che seriamente ci potevi stare tutto il giorno. Allora, andiamo. Perché c'è questo lag? Me lo chiedo sempre ogni volta. Allora, Zubat, succede? Non succede. Ok, nei giochi originali c'era una cosa particolare. Intanto te via. Ah, un fantasma. Vattene, aiutatemi, i miei Pokémon. Oh, mamma mia. Comunque, stavo dicendo, nei giochi originali c'era una cosa particolare di meteo che riduceva la precisione dei Pokémon. È stata tolta, quindi. Spero. Allora, morso. Ok, vai. Comunque devo dire una cosa. Brown, per favore. Cioè, stai tentennando un Pokémon da due turni. Cioè, wow. Stavo dicendo, mi dispiace se non utilizzo maledizione, crescita, queste cose qua. Però alla fine non servono da una parte. Per me al momento, mega assorbimento. Oh mio Dio. Allora, maledizione o questo? Allora, di difesa te sei alto. Maledizione. Perché non mi serve quasi a nulla. Cioè, nel senso, riduco la velocità, ma aumento la difesa e l'attacco. Quindi, meh. Allora, Spark ha fatto level up anche lui. Kriketun. Tanto per... vai. Comunque dicevo, c'era questa nebbia particolare che dava problemi. C'era la mossa per toglierle, però non mi ricordo dove si prende. E soprattutto, se non c'è questa nebbia, penso l'abbiano modificata. Quindi, cioè, dico la torre memoria. Quindi mi sembra un po' un po' bizzarra come cosa più che altro. Allora, vai Brown. Voglio vedere mega assorbimento. Allora, vediamo un po' com'è. Vabbè. Però devo dire la vita, a differenza di Pokémon Diamante e Perla e anche Platino, mamma mia come scende. È letteralmente un istante. Oh. Dimmi, ti prego, che è quella. Dimmi che è quella. Dimmi che è quella. Intanto quante bacche... ok, ho 6 bacche bana. Oh, la Pietrovale. Bellissima. Fa guadagnare più esperienza ai Pokémon. Allora. Cioè, vero? Pietra part... No, era la Pietrovale. O no? Devo controllare una cosa dopo. Però, se mi ricordo bene, la Pietrovale dava esperienza ai Pokémon, più esperienza del solito. Devo controllare. Comunque,
ci saranno oggetti, vero? E comunque da queste parti, piccola cosa, si dovrebbe trovare Ghastly e Hunter. Si chiama Hunter e non Hunter. Hunter è un'altra cosa. Allora, da queste parti, cioè, per favore, non è che hanno rimosso tutti gli oggetti, per l'amor del cielo. Non possono averli rimossi. Hanno rimosso tutti gli oggetti, d'accordo? Allora, ok, mettiamo prima Waterman, così facendo guadagno anche un po' di soldi, visto che ha il moneta amuleto. Allora, zucca pelata, che manda in campo? Era ovvio che ci fosse un ribaltamento comico, era ovvio. Allora, vai. Devo dire che resiste. Cioè, Cleffa per i suoi standard ha resistito. Lasciamo stare che non era una mossa stab. Però ha resistito, dai. Allora, meglio muoversi perché siamo veramente a un bel po'. Allora, un revitalizzante, d'accordo, questo può essere utile. Affrontiamo te, dai. Penso non ce la farò con l'altro percorso. Allora, acquagetto. Allora, Pikachu, andiamo avanti. Allora, morso. Ok. Non potete vedere la mia faccia, ma seriamente è una cosa deprimente. Allora, Pichu. Allora, curiamolo. No, antiparalisi. Vai. Ogni volta che c'è una cosa di stato, io la becco. Non è possibile. Acquagetto. Ok. Allora, battuto anche te. No, non ce la faccio, penso, con i tempi. Uffa. Allora, c'è altro. C'è altro. Non ce la farò. Vabbè. Allora, ok. Cerchiamo, ripeto, di andare veloci. Molto veloci. Bonsly. Ora, sto pensando a una cosa. Se prendessi... Non dovrei mai buttarti giù. Sei un tipo roccia. Dicevo, quello era un brutto colpo, wow. No, ti prego, non dirmi che mi hai ridotto l'attacco. Ok, difesa speciale. Dicevo, se tagliassi gli allenatori, farei prima. Però, come dire, non mi piace come cosa tagliare gli allenatori. Intanto mandiamo Waterman, dai. Farmo un pochino di soldi. Dai. Cioè, posso capire, devi guarire dal tuo dolore, ma per l'amor del cielo, false lacrime. Cioè, d'accordo.
Ok. Battuta. E adesso lotta in doppio. Comunque no, seriamente, ditemelo se volete che io tagli tutte le lotte, o meglio, se tagli una parte di lotte, perché da una parte, ripeto, non mi piace, ok, non mi piace come cosa. Per favore. Fai brutto colpo. Non serve brutto colpo, d'accordo. Dicevo, da una parte mi dispiacerebbe tagliare le lotte per far video più corti, però seriamente... Cioè, sto facendo video veramente lunghi per fare pochissime zone. Cioè, ripeto, io a quest'ora sarei dovuto essere sul percorso. Ok? Sul percorso 209, quello opposto a Flemminia. Dai su, facciamo anche questa, tanto... quindi come dire, ah, di nuovo la coppietta. Ok. Allora, Mizdribus è molto buono come Pokémon da una parte. Però ripeto, se dovete, cioè ripeto, se dovete scegliere tra i due Pokémon, io dalla mia parte vi consiglio Murkrow. Perché vabbè, avendolo già usato e soprattutto sì, e dicevo, avendolo già usato e soprattutto avendo Super Sword, che ripeto aumenta la potenza, anzi la probabilità degli attacchi critici, seriamente è tanta roba. Confusione. Unica cosa però di Mizdribus è che impara Psico Onda. Sì, Psico Onda. Ok, che fa un danno casuale. Del tipo, può fare tipo 300 di danno. Faccio un esempio proprio a caso. Come fare 10 di danno. È una cosa davvero bizzarra quella mossa, perché il danno, ripeto, è totalmente casuale. Allora, ok, c'è un oggetto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, un oggetto, per l'amor del cielo. Uno. Allora. Oh, siamo in cima. Voglio renderti questa visita un po' meno sinistra. Tieni, questa è per te. Velo puro. È un velo puro. Fallo tenere al primo Pokémon della tua squadra. Aiuterà a tenere lontani i Pokémon selvatici. Ah, sì, ok, me lo ricordo. Tu invece? Nella torre memoria riposano gli spiriti dei Pokémon scomparsi. Dopo una lunga e dopo una vita lunga e felice, o dopo una breve permanenza, tutti i Pokémon scomparsi torneranno qui... No, troveranno qui la consolazione. Mi fa piacere della... Mi fa piacere la tua visita. Ecco, tieni questa MT. Cosa conteneva la 96? Forza. Ok. Per poter usare la mouse, recati alla palestra Pokémon. Solo che non ricordo quale. Ok. Allora, direi che ci vediamo fuori, come dire. Però comunque il velo puro... Dov'è? Eccolo. Se chi l'ha è il primo Pokémon. Se chi ce l'ha è il primo Pokémon della squadra, aiuta ad allontanare i Pokémon selvatici. Dovrebbe allontanare quelli del livello corrispondente. Ovvero, intanto calcio basso che era buono. Dicevo, ovvero, se il mio Pokémon, il mio primo Pokémon, è di livello 27.
Tiene lontani tutti i Pokémon dal livello 27, 26 in giù. Quindi, se... Ok, allora, adesso che dire? Sono a quasi 50 minuti. Direi di fare solamente un allenatore o nulla del percorso 210. Almeno prendo le bacche, dai. Almeno le bacche, per l'amor del cielo. No, niente repellente. Almeno prendo le bacche. Bacca perina, bacca lampon. Perché alla fine non so neanche a quanto sono, più che altro. E bacca ananas. Dicevo, non so neanche a quanto sono, quindi, come dire, se registro, faccio ad esempio 50 minuti e sono a 25, sarà un casino nell'editing per me. Quindi dai, mi dispiace tanto, sarei voluto arrivare a fare anche l'altro percorso, però dai. Allora, abbiamo finito, mi dispiace, ripeto, ho fatto solamente due percorsi, mamma mia quanto poco ho fatto. Allora, nel prossimo episodio di Pokémon Diamante Lucente faremo il percorso 210, arriveremo qui e cercherò di fare anche questo. Tutto il percorso 215 sarà un casino, ma veramente un casino. Forse dovrò velocizzare la cosa tagliando, come ho fatto ora, tutti i dialoghi. Comunque, vabbè, nel prossimo episodio seriamente voglio arrivare a Rupepoli. Voglio seriamente arrivarci. Quindi, niente, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E al prossimo episodio. Ciao!